Sì, grazie intanto dell'invito e grazie a voi per essere qui oggi. Ma credo che la vicenda del Front National di Marine Le Pen sia ovviamente, come è stato detto, sotto gli occhi di tutti in questi giorni, quindi forse questo incontro non poteva risultare più puntuale da questo punto di vista. Quello che viene descritto come un fenomeno di tipo nuovo è in realtà un fenomeno che si sta rinnovando, che si è rinnovato, ma partendo da una matrice molto lontana, da una storia molto lontana. Il Front National è un partito che è nato addirittura nel 1972 come federazione di partiti e movimenti della destra radicale, mettendo insieme così a grosse linee tutte le culture politiche, dai monarchici dell'Action Française a coloro che si rifacevano ancora all'eredità di Vichy, quindi del regime collaborazionista che nacque nel sud della Francia, mentre il nord del paese era occupato dai tedeschi, e quel nazionalismo che invece anche nel secondo dopoguerra si era formato, rinnovando in qualche modo l'identità dell'estrema destra nelle battaglie contro i movimenti per la decolonizzazione, i movimenti indipendentisti, in particolare in Indocina, ma soprattutto in Algeria. La pagina, diciamo, dell'opposizione francese alla guerra, all'indipendenza algerina, è sicuramente una pagina che ha segnato profondamente il radicalismo, il nazionalismo di destra francese, sia per le biografie. Lo stesso Jean-Marie Le Pen fu ufficiale dei paracadutisti in Algeria, sia perché in qualche modo l'Algeria all'epoca non era un territorio occupato, ma faceva parte a tutti gli effetti dell'amministrazione francese, era una regione della Francia. Algeria a tutti gli effetti una città francese, e diciamo il distacco dalla Francia ha rappresentato una ferita che si è poi riverberata nella storia francese per decenni. Segnalo solo un elemento da questo punto di vista: i Pieds-Noirs, cioè coloro che dall'Algeria furono costretti ad andarsene dopo il 1961, scelsero di andarsene dopo la raggiunta indipendenza dell'Algeria, sono andati a vivere prevalentemente nel sud della Francia, trasformando in qualche modo anche il profilo elettorale nei decenni successivi di quella zona. E non è un caso che proprio nel sud della Francia, tra Provenza, Costa Azzurra, ma anche nella zona dei Pirenei, che il Front National ha conosciuto, quindi il nuovo nazionalismo francese a partire dagli anni 70, un progresso elettorale praticamente continuo fino ad oggi. Che cosa è accaduto nel Front National? Il Front National è stato un partito diciamo che ha raggiunto l'apice dei suoi consensi più o meno in contemporanea, parallelamente allo svilupparsi anche nella società francese di quei fenomeni legati alla globalizzazione, alle trasformazioni produttive, alle delocalizzazioni delle industrie, diciamo che si possono situare già nella prima metà degli anni 90, ed è in quel momento che il Front National, che appunto esisteva già dal 72, però in modo sostanzialmente poco visibile, comincia a intercettare il malessere frutto di queste trasformazioni, comincia a mietere dei successi elettorali nelle regioni, non soltanto quelle appunto che ospitavano i Pieds-Noirs, quindi dove il nazionalismo continuava in qualche modo a rappresentare un orizzonte politico o un certo conservatorismo sui valori, ma anche in quelle regioni, penso alla banlieue di Parigi, la grande ex banlieue rossa, quindi i vecchi quartieri, diciamo, operai, o la zona del confine con la Germania, Alsazia, Mosella, dove diciamo c'era sostanzialmente il pandan francese della Ruhr, dell'area diciamo industriale, dell'industria pesante tedesca, o nella zona ex mineraria industriale del Passo di Calais, che è proprio ancora oggi l'epicentro del successo elettorale di Marine Le Pen, il primo e per il momento unico sindaco del Front National che è passato al primo turno. È stato eletto a Beaumont, che è una cittadina di 27.000 abitanti ed è una cittadina nel cuore dell'ex zona mineraria del Passo di Calais, dove tradizionalmente la battaglia per
decenni, diciamo per mezzo secolo dopo la seconda guerra mondiale, era tra i socialisti e i comunisti, tra coloro che avevano la tessera della CGT e coloro che magari facevano riferimento a Mitterrand, quindi una battaglia tutta a sinistra. Oggi con poco più del 50% dei voti è un giovane di cui le cronache dicono essere approdato al Front National subito dopo il liceo, Steve Bois, che è nato a Beaumont, quindi non è stato paracadutato lì, mentre Marine Le Pen ha scelto di eleggere il proprio domicilio, di essere eletta in quella circoscrizione proprio per cercare di costruire, diciamo, una sorta di laboratorio, cioè provare fino in fondo a imprimere la propria presenza, la propria immagine in quel territorio. Bene, lui che è un figlio di quel territorio ne è diventato il sindaco e ha, nello spazio di pochi anni, trasformato completamente il panorama politico, che appunto da essere dominato da un confronto con la sinistra vede oggi l'estrema destra largamente, largamente dominante. L'ascesa di Marine Le Pen è relativamente recente, è stata eletta nel 2011, ha vinto un congresso più o meno scontato, un po' perché ereditava, diciamo, la tradizione di famiglia di questa federazione nata nel 72 dei gruppi della destra radicale. Jean-Marie Le Pen era stato il coordinatore, aveva in qualche modo posto la sua immagine forte per molti anni. È un aneddoto, ma così ci dice qualcosa del personaggio: Le Pen ha portato una benda su un occhio e non si è mai capito se fosse, ci sono delle foto degli anni 70 e 80 che lo mostrano con questa benda, non si è mai capito se fosse una ferita di guerra, una ferita, diciamo, che si era fatto sui boulevard quando i gauchisti, no? Come usano dire, da quelle parti attaccavano appunto i nazionalisti, non si è mai capito. Addirittura questa benda talvolta passava da un occhio all'altro, era più che altro una sorta di simbolo, non a caso un po' piratesco, di un politico nuovo. Le Pen arrivò in Parlamento molto giovane, con il movimento di Pierre Pujade, un movimento, diciamo, antitasse, oggi lo definiremo qualunquista, qualcosa forse, immagino ne abbiate sentito parlare, di paragonabile probabilmente all'uomo qualunque, il movimento di Guglielmo Giannini in Italia, e ha conosciuto una carriera parlamentare lunghissima. Diciamo questa sua capacità anche di raccogliere, diciamo, visibilità, questa sua capacità mediatica, ne ha fatto il federatore di un piccolo esercito costantemente attraversato da litigi e da querelle che affondano nelle pagine più nere del Novecento. Appunto, chi voleva stare direttamente con i nazisti piuttosto che di sci, chi aveva scelto la difesa armata dell'Algeria non soltanto nell'esercito ma con il terrorismo dell'OAS, l'organizzazione dell'armata segreta, dell'esercito segreto, che mentre i francesi combattevano ancora in Algeria portava quella guerra in quella che i francesi definiscono la metropole, cioè il territorio dell'esagono, con attentati spesso molto, molto gravi. Per anni Le Pen ha rappresentato, Jean-Marie Le Pen ha rappresentato il collettore di questo insieme di culture radicali, ma ne ha segnato in qualche modo anche il limite. È riuscito sia a portare negli anni 90 l'estrema destra, diciamo, a dare visibilità a questo malessere, intercettando molti delusi non solo della destra tradizionale, ma più probabilmente i delusi di quei ceti popolari che non avevano trovato nella sinistra tradizionale o anche nel Partito Comunista Francese una rappresentanza. Giorno nero della democrazia francese, il 21 aprile del 2002, al primo turno delle elezioni presidenziali, Jean-Marie Le Pen passerà al ballottaggio contro Jacques Chirac, candidato appunto del movimento gaullista, bruciando Lionel Jospin, il segretario del Partito Socialista, in qualche modo rendendo plastica questa presa di possesso del Front National su una parte della società francese. E il punto è che Le Pen, diciamo, è un po' invecchiato con le sue bende, con le sue storie di combattenti in Algeria e anche con un'immagine forgiata su quali temi che hanno caratterizzato il partito per lungo tempo, prevalentemente su un tema, che è quello dell'immigrazione. Il Front National ha inventato quella formula, oggi chiara alle destre radicali di tutta Europa, che sicuramente avrete sentito riecheggiare anche nella propaganda
di gruppi affini nel nostro paese, sia piccoli gruppi, sia diciamo partiti anche dal profilo istituzionale, che è la formula della preferenza nazionale, vale a dire l'idea che per uscire dalla crisi, per diciamo far fronte ai nuovi quesiti posti dalla globalizzazione, posti dalla diciamo dalla riduzione dei posti di lavoro, eccetera, eccetera, si debba in qualche modo stabilire un criterio di priorità destinato a quelli che vengono definiti come in Francia i francesi de souche, cioè i francesi d'origine, i francesi puri, potremmo dire, contrapposti invece a quelli che non lo sarebbero e che in realtà sono in un paese diciamo di una lunga eredità coloniale. Sono in realtà molto spesso cittadini francesi che però sono figli o nipoti di immigrati che vengono dalle ex colonie. Fino agli anni 60 perlomeno questa immigrazione era favorita per sostenere la spinta industriale francese o ancora all'epoca il lavoro nelle miniere con i voli charter che partivano da Algeri e portavano la gente direttamente a Parigi e poi con i pullman subito nelle bidonville diciamo dove si sarebbero dovuti insediare. La preferenza nazionale e l'idea che l'immigrazione è il problema della Francia è la risposta magica che il Front National offre a diciamo la perdita di riferimenti che coglie una parte del mondo del lavoro francese quando alcune diciamo certezze vengono a finire, la certezza del posto fisso, le certezze della fabbrica, le certezze dell'identità operaia costruita tra il sindacato e il luogo di lavoro. Quando tutto questo viene a mancare, perché diciamo, la crisi ha il primo forte impatto sulle società occidentali, sulla società europea, il Front National offre in qualche modo una risposta che contiene tutte questi timori, nel senso che poi di volta in volta declina questo aspetto sul fatto che non si devono dare le case agli immigrati, non si deve dare l'assistenza sanitaria, la scuola, eccetera, eccetera, fino a definire un'idea spaziale della separazione nelle banlieue, nelle periferie urbane che in Francia tra gli anni 50 e gli anni 70 si sono stipate, riempite prevalentemente di famiglie frutto dell'immigrazione e poi dei figli, si dice con un brutto termine immigrato di seconda o terza generazione, ma in realtà si tratta di giovani francesi nati e cresciuti in Francia con documenti francesi in cui magari i nonni o il padre venivano appunto dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco, dal Senegal, eccetera, eccetera. In qualche modo questa offerta di interpretazione, questa chiave magica con cui diciamo, il malessere viene spiegato e tradotto in una proposta politica sempre evocata ma ovviamente mai praticata fino in fondo, e questa è l'altra caratteristica delle proposte politiche non solo del Front National ma generalmente delle destre radicali e populiste, quello cioè di individuare in una soluzione che contenga una risposta a tutti i problemi diciamo la propria bandiera elettorale, ma contemporaneamente una proposta, una soluzione che anche sul piano pratico, lasciamo perdere diciamo un giudizio di tipo politico, morale, etico, insomma sarebbe molto difficilmente applicabile in una società quella come quella francese. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della fermare chiudere le frontiere, ma questo in parte lo fanno diciamo gli accordi internazionali in sede di Unione Europea. Stiamo parlando del rimpatrio, quello che nella destra radicale viene definito un umano rimpatrio, come se prendere qualcuno che è nato e cresciuto nella periferia di Parigi, in alcuni quartieri popolari di Marsiglia, e rimandarli in Senegal abbia qualcosa diciamo di umano, nel senso che stiamo parlando, qualche fatto di cronaca ce lo ha raccontato, forse vi sarà capitato di seguire la vicenda di quella ragazzina Rondo Subara lo scorso anno, che fu espulsa insieme alla sua famiglia e si è ritrovata a tornare in una periferia di Pristina o a Pristina stessa, non ricordo, in un posto in cui praticamente in un paese in cui non parlava nemmeno la lingua, dove non aveva quasi effetti, cioè pensate quando parliamo appunto della seconda o la terza generazione, c'è cioè un giovane dalla pelle nera, mi esprimo così per capirci,
di Parigi che ritorna in un Senegal che è quello che ha visto nei film. Magari qualcuno di noi, diciamo, ne sa molto di più perché ha una cultura letteraria, cinematografica o sportiva sui paesi africani. E questo è stato il Front National fino al 2011. Con l'arrivo di Marine Le Pen non c'è solo un passaggio generazionale, ma c'è anche un passaggio di natura politica. E perché questo? Per diversi aspetti che mi porteranno poi, diciamo, ad aprire un ulteriore capitolo, diciamo, di riflessione. Vale a dire il fatto che la Francia non è più soltanto quella della crisi economica così come l'abbiamo conosciuta. Alla crisi economica e alla deindustrializzazione si sono sovrapposte altre questioni che hanno a che fare, diciamo, con il mutamento complessivo. C'è la crisi finanziaria, c'è un'idea diversa, diciamo, dei confini, c'è la globalizzazione prima pienamente, diciamo, esplosa e poi in qualche modo implosa, in crisi. E c'è un panorama politico completamente diverso, cioè il Front National ha candidato il tema della nazione e dell'identità come chiave di interpretazione di una nuova epoca, ma era, diciamo, abbastanza isolato nel panorama politico francese. Sostanzialmente né la sinistra né la destra classica, con qualche scivolone notevole da parte di qualche esponente gollista, si ricordano ancora frasi, diciamo, di sapore vagamente xenofobo attribuite sia a Chirac, sindaco di Parigi, sia a Valéry Giscard d'Estaing, presidente della Repubblica, sul cattivo odore che emanavano alcuni quartieri di immigrati o sul numero eccessivo di musulmani, cose del genere. E contemporaneamente il Partito Comunista Francese ha provato e provava a cavalcare talvolta in alcune zone, soprattutto a Parigi, questa idea di contrapposizione con gli stranieri, rivendicando prodotti francesi fatti da lavoratori francesi, come se l'estremo protezionismo, e non si capisce anche qui su quale base, potesse, diciamo, difendere da questo morbo xenofobo che si andava diffondendo. La Francia è cambiata e la classe politica francese, che, diciamo, aveva visto con timore l'emergere del Front National, che, diciamo, pescava voti soprattutto a sinistra ma anche nel centrodestra, in qualche modo si era mostrato sempre più in grado di recuperare quel vocabolario. Il risultato è che alcuni temi sull'identità nazionale, sull'identità francese, un ritorno della nazione, sono diventati abbastanza centrali nel dibattito politico, soprattutto nel lungo decennio che ha visto l'ascesa e per il momento la caduta dell'astro nuovo della destra repubblicana, cioè quel Nicolas Sarkozy che arriva a diventare presidente del ministro, scusate, degli interni nel 2002 e costruisce a partire da quel momento la sua, per molti anni potremmo dire, la sua candidatura a Presidente della Repubblica, che arriva poi nel 2007. Un decennio intero in cui il partito centrista, che si riorganizza in un modo che, come veniva giustamente segnalato, ha poco a che fare con la tradizione gollista all'interno dell'UMP, diventando un partito liberal conservatore, forse con tracce di nazionalismo non più quello gollista, diciamo un nazionalismo che era in qualche modo includente, un generale che aveva fatto la resistenza, un simbolo sì di una Francia forte, ma anche di una Francia con forti tradizioni, con un forte radicamento nella libertà e nella democrazia. In qualche modo questo cambio di clima sia sociale che politico impone uno scatto al Front National. Questo scatto arriva con Marine Le Pen, che sostanzialmente opera una grande, diciamo, innovazione, quella di aggiungere al tema classico dell'immigrazione, talvolta apparentemente di sostituirlo, quello diciamo del nuovo clima economico europeo, cioè fare il Front National un partito esplicitamente, l'avrete sentito, visto in questi giorni, euroscettico, contrario all'euro, che, diciamo, descrive la Francia come non soltanto più una terra in cui si potrebbe essere ricchi e felici se ci fossero meno immigrati, ma anche una terra strangolata, diciamo, dalle multinazionali, dai grandi gruppi finanziari,
finanziari internazionali, eccetera, eccetera. C'è, declina, diciamo, la forma xenofoba che era stata la formula di successo originaria costruita da suo padre, la declina in una nuova visione che definisce di patriottismo economico, dentro la quale c'è il rifiuto dell'Europa e dell'euro, c'è il protezionismo, ma c'è ancora, ritorna, diciamo dalla finestra in qualche modo, l'idea che quella che adesso viene definita immigrazione di massa, quindi il problema non sarebbe più l'immigrazione tout court, ma sarebbero i numeri, cioè ce ne sono troppi, scusate la brutalità, diciamo, dei termini, viene presentata come una sorta di panacea, di nuovo una soluzione magica a quella che è una situazione economica che, se si può, è assolutamente peggiore di quella in cui il Front si era affacciato per la prima volta con i suoi primi successi a metà degli anni 90. La Francia di oggi è un paese, in Imbomo oggi sono il 18% di disoccupati, visti dall'Italia, diciamo, potrebbero quasi farci invidia quelle proporzioni, però è un paese in cui, diciamo, la marginalità, la povertà, l'impoverimento, e lo segnalo, io credo in una società dove due elementi che caratterizzano almeno una parte del nostro paese, cioè la tenuta o comunque, diciamo, il ruolo da ammortizzatore sociale, da welfare che fa la famiglia, e dall'altra parte l'economia criminale in una parte del territorio del paese, non ci sono, non almeno in queste proporzioni, e quindi in Francia ci sono casi di esclusione ancora più forte che riguardano persone arrivate ormai alla mezza età che si trovano veramente per strada, ecco, diciamo qualcosa di ancora più forte di quello che ormai purtroppo siamo abituati a vedere anche qui da noi. Questa è la chiave con cui Marine Le Pen si presenta, e accanto a questa chiave vi è un altro elemento che non può essere sottovalutato, e cioè che il Front National, diciamo, dei vecchi tromboni fascisti più o meno sopravvissuti appunto alle battaglie del Novecento, all'Algeria e quant'altro, da notare che Le Pen padre aveva sempre anche avuto un'attitudine provocatoria, amava far parlare di sé sostanzialmente sparando delle grosse, con doppi sensi sui forni crematori, sull'olocausto, sull'origine ebraica di un eventuale interlocutore che gli capita di trovare, e cioè qualcuno che in qualche modo, una specie di Depardieu della politica, insomma, se mi passate la definizione, no? Cioè con questa capacità un po' guascona che hanno i francesi di essere a volte un filo sul filo, diciamo, tra lo spettacolo, la politica, la comunicazione. Marine Le Pen non è così. Marine Le Pen assomiglia drammaticamente ai suoi elettori, sembra, diciamo, una francese media, è una donna divorziata con 3 figli, è una donna che ha lavorato, o almeno questo racconta, in realtà è una figlia d'arte, insomma, è cresciuta in una sorta di castelletto alla periferia di Francia, di Parigi, che Jean-Marie Le Pen si era fatto donare da una ricca sostenitrice del Front National, però diciamo la storia che racconta è quella di qualcuno come voi. Le Pen non era esattamente qualcuno come voi quando si rivolgeva ai suoi elettori. Marine Le Pen, penso che chiunque basta, diciamo, che ha visto le sue foto, la sua immagine, lo nota, diciamo, questa sorta anche di profilo di normalità. E la chiave della ricerca della normalità è stata, fino ad oggi, la chiave di questo nuovo successo del Front National. Cioè, che cosa è accaduto? È accaduto negli ultimi anni, dal 2011 a oggi, che Marine Le Pen è diventato un personaggio normale, non è più la figlia di quello che faceva le battute sull'olocausto. Le Pen arrivò a dire, per questo è stato condannato per una legge che colpisce il negazionismo, la legge Guesso in Francia, che le camere a gas erano state un dettaglio della seconda guerra mondiale, insomma, no? Tanto per dire il tono del personaggio. Marine Le Pen non è assolutamente, si presta poco a questo tipo di provocazioni, e diciamo ha normalizzato l'immagine partendo da sé, quindi giocando molto sulla normalizzazione del ruolo del capo, della figura leader, ha finito per normalizzare l'immagine stessa del Front National. Cioè il Front National è oggi
e l'hanno detto i sondaggi ben prima dei risultati di queste amministrative, è considerato da un numero crescente di francesi, siamo ormai intorno superiori al 50% della popolazione, come un partito normale. Cioè oggi si può votare Front National come si vota socialista o UMP, cioè è un'opinione come le altre, quando fino ad anni recenti ovviamente sul Front Nazionale cadeva la stigmate degli sconfitti del 45, dei fascisti, dei neofascisti, dei neonazisti, di coloro che, come dire, avevano incarnato le idee di odio e di massacro della Seconda Guerra Mondiale. E questa è una delle chiavi fondamentali, cioè il profilo, sono queste due chiavi fondamentali, diciamo il profilo sociale nuovo per cui il Front Nazionale diventa nella percezione comune il partito degli ultimi, è l'unico partito che dice esplicitamente l'euro è un problema, con gli accordi internazionali o con la nostra presenza nell'Unione Europea si arricchiscono solo gli industriali, eccetera eccetera, e contemporaneamente si mostra come, diciamo, una persona normale. Questi elementi l'hanno resa un personaggio molto popolare nella televisione, anche questa differenza non da poco con il padre Jean-Marie Le Pen, cioè è diventata una persona che partecipa a talk show, a trasmissioni, che ne so, quelle della mattina, che sono viste soprattutto da chi sta a casa, quindi molto il voto dell'elettorato femminile. Considerate che la Francia non è come il sistema televisivo francese, non è paragonabile nulla a quello italiano. Non c'è questa invasione della politica in ogni dove, non ci sono talk show tutte le sere, non c'è una presenza dei candidati, per cui quando un candidato è presente, la sua visibilità in qualche modo è ancora più forte. Cioè, diciamo, è una particolarità, andare in televisione a parlare significa avere una sorta di riconoscimento pubblico, e questo fino ad oggi spettava quasi esclusivamente ai partiti maggiori e ai personaggi dei partiti maggiori, quindi prevalentemente i socialisti e i candidati dell'UMP. Tutto questo ci conduce a descrivere l'orizzonte che ha prodotto il risultato che abbiamo sotto gli occhi. Io credo ci dica anche qualcosa di più di un percorso più di lungo respiro, che cercherò sommariamente, anche per non farvi perdere troppo tempo, di descrivere ora, partendo da una riflessione. Abbiamo l'idea appunto di questa emergenza, una nuova destra che non è più quella radicale, o almeno non ha quelle stesse caratteristiche di quando questo fenomeno si è manifestato per la prima volta, e in fondo il parallelo degli anni 90 potrebbe riguardare il nostro paese, come il fenomeno di Haider, di cui forse avete sentito parlare in Austria, le esperienze italiane dei governi di destra, l'emergere della Lega Nord e ovviamente molte altre realtà in altri paesi. Io credo che questo fenomeno, in particolare però il caso francese, ci dica anche qualcosa che va al di là di questo, dello specifico e dell'emergenza specifica delle destre radicali, ci dica qualcosa di più articolato di come lo scenario politico stia rapidamente cambiando. E credo che forse abbia senso, nell'affrontare, diciamo, il nuovo volto delle destre internazionali, affrontare questo elemento, perché lo vedremo, lo vediamo e lo vedrete soprattutto tornare in più casi nazionali e con diverse sfumature. Di cosa sto parlando? Parto da un esempio. C'è una definizione nella politica che parte dalla Francia, torniamo ancora lì, che è quella di gauche plurielle, la sinistra plurale. È, diciamo, una definizione che in qualche modo comincia a manifestarsi già negli anni 80 nei rapporti tra il Partito Comunista Francese e Mitterrand, ma il presidente socialista, non giunge mai a piena maturazione, cioè non diventa mai un vero e proprio progetto politico. Lo diventa in realtà negli anni 90 con il governo Jospin, che è un governo tra il 97 e il 2002, e quella sarà definita anche la majorité plurielle, quindi non solo la sinistra plurale, ma anche il governo della maggioranza plurale di questa sinistra, che mette insieme il Partito Socialista, il Partito Comunista, i radicali di sinistra e i Verdi e altre componenti minori, con, diciamo, un'idea di fondo.
che partiti che rappresentano in termini molto generali un comune sentire di sinistra, ma che poi si dividono su mille temi, dall'idea dello sviluppo industriale prioritario all'idea del nucleare, da una certa visione più nazionalista in senso produttivo, da un'idea invece di apertura, siamo ancora, diciamo, non è ancora pienamente la stagione della terza via di Blair, però insomma c'è una parte di quella sinistra che guarda anche a, che guarda anche a, quella, a quell'incontro tra le culture diciamo partite in qualche modo dal marxismo, che finiranno per incontrare la via del mercato, insomma, mettiamola così. Però che cosa è alla base di questa gauche plurielle? È l'idea che più che le contraddizioni, le differenze si possano far convivere, anzi queste contraddizioni e queste differenze, con l'idea di costruire un progetto unificante, che proprio la messa a valore di queste differenze, certo evitando che implodano, ma tenendole in qualche modo sotto traccia, possa allargare lo spettro degli elettori possibili, del consenso possibile a questa idea di governo incarnata da, dal socialista Jospin e dalla sua gauche plurielle. Questa idea ovviamente poi ha conosciuto, possiamo dire, declinazioni in Italia, governi Prodi più o meno, insomma, eccetera, eccetera. Ci sono stati altri esempi in giro per l'Europa. Raramente l'abbiamo invece sentita utilizzare o applicare alla destra. Io quello che vi propongo è invece di provare ad utilizzare l'idea di pluralità quando parliamo delle culture politiche della destra, cioè di parlare esplicitamente di destra plurale. Ovviamente non vi dico, è un'ipotesi di ragionamento, ve la propongo cercando di supportarla con esempi, con alcuni esempi concreti, e questo ci conduce poi a riprendere il filo del ragionamento tra appunto quello che è accaduto a destra nel nostro paese, in Francia, per finire con la Spagna. Allora, quando è che io credo si possa parlare di destra plurale, in particolare, diciamo, in forme visibili, insomma, non di, di microfenomeni culturali o subculturali? Io credo che il caso italiano, della società italiana, della politica italiana, della prima metà degli anni 90, ci offra la migliore rappresentazione di questo. Tutti voi saprete come, diciamo, il sistema politico e i partiti, soprattutto, che avevano governato e condotto il paese da dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, vanno in crisi all'inizio degli anni 90, in parte messi in discussione o addirittura quasi cancellati da una serie di inchieste della magistratura, l'operazione Mani Pulite e tutto, diciamo, la vicenda, diciamo, che ha a che fare con scandali e quant'altro. In qualche modo il nostro paese si trova a esprimere un vuoto. Esiste ancora una parte almeno di formazioni politiche che sono rimaste tali e quali, in particolare, diciamo, quelle che vengono dal Partito Comunista Italiano, che sono state poco toccate da queste inchieste, da questi processi, ma c'è uno spazio completamente vuoto che si apre in quello che è, diciamo, l'orizzonte dei moderati o del cosiddetto centrodestra. Da notare che nel nostro paese in realtà di destra si è parlato sempre molto poco, perché essendo il nostro un paese che veniva dalla storia del fascismo e della resistenza, ed è un lungo ventennio, diciamo, fascista e un forte consenso, diciamo, anche a quel regime, l'idea che ci potesse essere una destra in qualche modo è sempre stato visto con qualche difficoltà, anche sul piano storico, sul piano intellettuale. Per cui in realtà anche la Democrazia Cristiana, partito stato a lungo, aveva e come delle correnti di destra, ma sostanzialmente questo non era mai così esplicito da dargli un nome. Nel 1994 e nelle elezioni amministrative del 1993, che anticipano il 1994 e le elezioni politiche del 1994, compare invece in Italia una nuova coalizione politica, quella messa in campo, diciamo, sotto la guida
di Silvio Berlusconi. Non vi spiego ovviamente chi sia Silvio Berlusconi, è interessante segnalare rispetto al quadro politico italiano che Silvio Berlusconi rappresenta un fenomeno totalmente nuovo, nel senso che non ha a che fare con i partiti tradizionali, non ha a che fare con la storia politica privatamente, marginalmente, anche per sue scelte ha avuto ovviamente a che fare con alcuni protagonisti della politica italiana, ma nel momento in cui opera la sua famosa discesa in campo, Berlusconi sfrutta la novità e si candida, ed è la prima volta, forse l'aveva fatto Achille Lauro nella Napoli degli anni 50 e 60, ma era un imprenditore insomma un po' particolare Lauro, si dice che scambiasse i pacchi di pasta, questo si racconta, non so se poi sia vero, insomma, con i voti dei bassi napoletani, che da essere una scarpa il giorno prima e una il giorno dopo, insomma, dell'esito elettorale. Silvio Berlusconi è un po' il primo imprenditore che dice, siccome io sono stato molto bravo a creare lavoro, impresa, ricchezza intorno alla mia persona, cioè le doti del management, queste stesse doti del management io le potrò spendere per il sistema Italia, per l'Italia, portando lavoro, benessere e quant'altro. E fonda un nuovo partito, quindi è un nuovo inizio per molti versi dal punto di vista delle culture politiche, che io credo non necessariamente ascrivibile subito alla destra, ascrivibile alla destra per il contesto politico, cioè in qualche modo in quel momento c'è ancora una parte politica che non è franata sotto le inchieste della magistratura, cioè quella che viene dal Partito Comunista. In fondo il nuovo, la nuova creatura di Silvio Berlusconi, Forza Italia, occupa uno spazio di centrodestra perché è quello che rimane libero, no? Per essere chiari, quindi con un'operazione e dentro la quale infatti convergono culture molto articolate, molto diverse, non tutte necessariamente di ispirazione conservatrice, anzi c'è una fase molto importante in cui Forza Italia converge una parte delle culture politiche che avevano ruotato intorno al Partito Socialista, con figure intellettuali anche di prestigio. E poi c'è ovviamente il resto. E che cos'è il resto di questa nuova compagine politica che fin qui abbiamo detto si colloca in una parte, quella che rimane, quella in cui si esprime il vuoto della politica, no? Quindi la possibilità di rappresentare ceti e un elettorato che era rimasto orfano, in particolare dei due maggiori partiti, ma soprattutto della Democrazia Cristiana e ovviamente in misura minore anche del Partito Socialista. Gli altri due partiti sono due partiti, diciamo, uno il più vecchio e uno il più nuovo, in modo paradossale, di quella che però è a tutti gli effetti invece una cultura di destra e di destra anche radicale. Sono la Lega Nord, quella che Piero Ignazzi, politologo dell'Università di Bologna, ha definito con una formula molto, molto suggestiva come nuova destra post-industriale. Perché questo? Perché è una destra che non nasce dalle ragioni storiche, sociali e politiche del Novecento, che non si è incarnata nei fenomeni che hanno attraversato le guerre mondiali o i fenomeni totalitari, ma che nasce diciamo intorno agli anni Ottanta su nuove contraddizioni, su nuove questioni, su nuove, diciamo, come rappresentanza di nuove pulsioni della società. Per molti versi, paradossalmente, la potremmo paragonare al Front National. Perché questo? Perché la Lega fa dell'immigrazione, oltre che della questione settentrionale, ma è sostanzialmente l'immigrazione e più tardi i temi della sicurezza, dell'ordine, eccetera, che caratterizza il profilo del partito. Quindi un partito che risponde a un'esigenza, o comunque che cerca di sollevare un'esigenza territoriale, quella della contrapposizione tra il nord e il centro del paese, tra le regioni del nord produttive cosiddette e il centro amministrativo, burocratico, Roma ladrona e quant'altro, ma che fa soprattutto una politica in cui comincia a definire la comunità in termini di noi e loro, cioè importa il tema che già aveva cominciato a attraversare realtà come la Gran Bretagna o la Francia, cioè i grandi paesi ex coloniali che quindi avevano avuto un forte afflusso di persone dal terzo mondo, cioè dai paesi ex colonizzati dopo la seconda guerra mondiale. Nelle regioni del nord, principalmente proprio perché quelle più produttive, la presenza migratoria comincia a manifestarsi, la Lega fa della contrapposizione a questa presenza migratoria una delle sue caratteristiche. L'altro partito è uno dei più antichi
in qualche modo dal punto di vista delle culture delle destre, perché è quel movimento sociale italiano che nasce nel 1946 come filiazione diretta, esplicita, della vicenda del ventennio fascista e della sua epilogo sanguinario nella Repubblica di Salò, quella tenuta in vita sostanzialmente dalle armate naziste. E sono dei dirigenti funzionari sia del periodo del ventennio che diciamo della Repubblica Sociale Italiana, come Giorgio Almirante, che guidano questo partito che dal 1946 riprende, diciamo, l'idea di una continuità ideale, cioè di riaffermare la stessa ideologia, talvolta con le stesse parole d'ordine, che aveva conosciuto, diciamo, che aveva attraversato l'esperienza fascista, e di declinarla in modo assai bizzarro all'interno di un sistema democratico. Non è un caso che molti anni più tardi un esponente, un politologo che viene da questa storia, che si chiama Marco Tarchi, definirà con il termine di esuli in patria l'identità di questa destra. Perché? Perché sostanzialmente i neofascisti si sentivano, il movimento sociale italiano è la casa madre del neofascismo, dentro la quale, intorno alla quale nasceranno una serie di piccoli gruppi tra gli anni 50 e gli anni 70, tra loro, ma anche diciamo all'interno delle fila delle dirigenze mensina, vi saranno alcuni delle figure che attraverseranno la stagione violenta degli attentati nel primo dopoguerra o negli anni 60, come della strategia della tensione a partire già prima della strage del 12 dicembre del 1969 qui a Milano, la Banca Nazionale dell'Agricoltura. Quindi diciamo il movimento sociale è la casa madre da cui si dipanano poi una gran parte, in estrema sintesi, ma insomma questo è il dato, gruppi come Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, e da cui la figura di Pino Rauti, che entrava e usciva dal comitato centrale, dal gruppo dirigente della MSI, a seconda di quanti processi e di quanti mandati di cattura lo inseguivano delle diverse procure, diciamo in qualche modo era comunque il luogo in cui una gran parte della cultura neofascista veniva elaborata. Tarchi dirà i neofascisti si sentivano esuli in patria perché sostanzialmente avevano congelato le loro idee, congelato la loro presenza politica nella società, che si è anche servita in alcune realtà negli anni 70 per sostenere tra gli anni 60 e gli anni 70 o il governo Tambroni o qualche, quindi governi democristiani o qualche amministrazione locale di destra, soprattutto nel sud, o dare corpo alla cosiddetta rivolta di Reggio Calabria nel 1972. Ma in realtà quel peso elettorale che in città come Roma, Napoli, Catania, Palermo pesava ancora in quegli anni fino addirittura talvolta al 10% dei voti, era sostanzialmente inspendibile, cioè era una presenza politica che non aveva nessuna efficacia nella politica italiana. Nel 1994 nel governo Berlusconi entrano sia ministri della Lega Nord che ministri del Movimento Sociale Italiano. Il famoso congresso di Fiuggi, che trasformerà il Movimento Sociale Italiano in Alleanza Nazionale, arriva all'inizio del 1995, cioè alcuni mesi dopo che per la prima volta gli eredi, diciamo, dei fascisti sconfitti con le armi nel 1945 hanno invece integrato una compagine governativa le istituzioni della Repubblica Italiana. Ecco, questa prima definizione, scusate, ovviamente molto sommaria, degli avvenimenti del 1994 ci dice che si è prodotto qualcosa di totalmente nuovo e di assolutamente imprevedibile, ma anche impossibile nel quadro politico non soltanto italiano, ma dell'intero sistema politico europeo, così come ce l'ha regalato, diciamo, il secondo dopoguerra. In nessun paese europeo sostanzialmente i partiti che si rifacevano all'esperienza degli sconfitti del 45 avevano integrato qualche compagine governativa. Accadrà più tardi nell'Austria di Haider, quando il partito liberale di Haider, alcuni dicono liberal nazionali per marcare, diciamo, la connotazione xenofoba di questo partito, farà un governo di accordo, di coabitazione con
i popolari come i democristiani, e accade ancora oggi. Il governo norvegese è oggi formato da un partito di destra, passato diciamo un po' come il Front National francese, dalla destra radicale a un populismo marcatamente però anti-immigrati, ma in qualche modo il caso italiano del 94 fa da apripista. E io credo che in questa iniziativa non ci siano soltanto le basi per diciamo, quella storia politica, quel laboratorio straordinario per le culture di destra che è stata l'Italia degli ultimi 20 anni, in cui tra l'altro diciamo, all'ombra di questa definizione istituzionale della destra, questo rassemblement di destra plurale, anche le culture giovanili, le culture del neofascismo, diciamo le forme talvolta più drammatiche, talvolta più folcloriche, che hanno assunto questi fenomeni, da alcune curve degli stati, al fenomeno dei Bonezzo, gli skinhead di estrema destra, fino a gruppi come Forza Nuova, Casa Pound, quant'altro, hanno in questi anni in qualche modo integrato, non esplicitamente ovviamente le istituzioni, ma hanno rappresentato per molti versi una sorta di orizzonte giovanile di una cultura diffusa, fino a poter dire in alcuni casi con Casa Pound, con Forza Nuova, con la Lega o con i partiti, il PDL, l'Alleanza Nazionale, nel corso delle trasformazioni di questi anni anche con passaggi operativi, cioè iniziative culturali e politiche fatte insieme, campagne elettorali fatte insieme e quant'altro, ma hanno rappresentato in qualche modo una parte di un combinato. Questo combinato io credo si possa definire destra plurale, vale a dire l'idea di destre diverse. Pensate il Movimento Sociale Italiano, l'idea della difesa della nazione, della patria, con un partito, lo dice ancora, forse più timidamente, ma per lungo tempo evocatore dell'idea di secessione dell'indipendenza come la Lega Nord, il partito l'MSI, che veniva dalla tradizione della costruzione, della nazionalizzazione delle masse operata dal regime di Mussolini, quindi banalmente la costruzione di gran parte di quegli istituti nazionali e di una buona parte diciamo delle compagini ministeriali che conosciamo ancora oggi, che si contrappone a un partito liberista, quello del meno Stato e meno tasse come era Forza Italia. Cioè queste contraddizioni, talvolta anche dirompenti, che hanno portato a non poche ratture, a una prima caduta rapida di quel governo e a successive fratture nell'arco di questi 20 anni, però ci hanno regalato una definizione di destra come mai era stata proposta, cioè l'idea di culture conservatrici e liberali, nazionali e regionaliste, connotate da molti tratti di discontinuità e di differenza, ma anche da forti elementi comuni. Uno di questi elementi è stato sicuramente il tema dell'immigrazione, è stato sicuramente l'adozione e l'evocazione di politiche, legge e ordine per molti anni. Le campagne elettorali in questo paese, a livello nazionale come a livello locale, si sono giocate sull'evocazione, sulla paura degli stranieri, ma ci sono stati anche altri elementi, io credo che si abbiano avuto un ruolo altrettanto importante. Uno non sempre considerato è ad esempio il ruolo dato all'idea di comunità, nel senso che all'interno di questa definizione nuova della destra italiana ci siamo abituati a ritrovarci nel passaggio dalla definizione di cittadini e di società all'idea della comunità, anche questa con declinazioni molto diverse di comunità per definire, chiamiamolo così, il nostro stare insieme. C'è chi l'ha declinata in senso regionale, inventando quella che molti diciamo scienziati della politica hanno definito proprio appunto come la patria inventata della Padania, cioè una costruzione magica che renderebbe più simili alcuni ad altri rispetto ad altri, no? Una comunità nazionale come quella costruita dal Movimento Sociale Italiano, che è per molti versi una proiezione e degli ideali del passato nel futuro, staccando e saltando il giudizio su quegli ideali. Nelle svolte, la cosiddetta svolta del 1995 di Fiuggi, il Movimento Sociale Italiano in realtà ruppe col fascismo e poi finì, lo fece con delle dichiarazioni anche molto forti, ma con pochi tratti di penna su un documento politico e con poche frasi pronunciate, quando il colpaccione ideologico e
poi si è visto nel corso di questi anni con infinite iniziative politiche e culturali che rimandavano a quel passato, continuava a guardare al passato. Pensate, è ovviamente un elemento assolutamente bizzarro, ma che segnala la cosa: in un comune del Lazio è stato eretto un monumento, è più di un monumento perché è un parco con una pupazzeria, diciamo, con una statua al maresciallo Graziani, criminale di guerra, passato per le imprese coloniali in Africa e passato nel dopoguerra, diciamo, per la riorganizzazione del movimento fascista. Un sindaco del centrodestra e un'operazione rivendicata da esponenti del centrodestra che vanno da Forza Italia, da Alleanza Nazionale, oggi Fratelli d'Italia. È ovviamente una banalità, però per dire, no? Quando i conti col Novecento si chiudono dicendo noi veniamo dopo e siamo altro, oppure dicendo alla storia d'Italia appartiene Benito Mussolini come Craxi, Garibaldi, Alessandro Manzoni, cioè fa parte di una storia nazionale che non possiamo negare, ma abbiamo vari punti di riferimento, non si tiene conto, non quella di quella che è la lezione, come dire, dei vincitori del 45, cioè coloro che sconfissero in armi i fascisti e che, come dire, stabilirono, come accade in ogni scontro bellico, in ogni fase della storica, le regole successive, ma quello che è un giudizio della storia complessivo rispetto a quel fenomeno totalitario. Sostanzialmente il movimento sociale italiano ha operato in superficie questo, ma non ha mai cercato, perché non lo ha fatto, per quello che si diceva prima, perché in realtà la cultura politica era talmente ferma a quelle vicende, cioè gli esili in patria, che, ma questa è un'opinione personale, la messa in discussione totale del bagaglio, cioè del proprio armadio di famiglia, avrebbe semplicemente rappresentato, diciamo, l'evaporazione. In qualche modo drammaticamente questo è accaduto. Chi ha seguito, a dimostrazione di quanto poco fosse fondata la svolta finiana del 1995, c'è l'epilogo della vicenda finiana, cioè di un leader che va così avanti nella negazione dell'identità profonda della propria famiglia politica che si gira e, come dire, il suo popolo lo ha abbandonato. Il suo popolo preferisce in parte Berlusconi, in parte il nuovo centrodestra, in parte Fratelli d'Italia, dove può, all'ombra di, diciamo, fenomeni più ampi come appunto Alfano, il Cavaliere, eccetera, o nella ridotta dell'identità estrema come è Fratelli d'Italia, rivendicare quello che è. Questo è il punto, cioè l'esperienza finiana finisce perché in realtà non passa attraverso, si può dire quello, si può e si deve pensare ciò che si vuole della sinistra italiana, ma il travaglio, diciamo, passato ad esempio dentro il Partito Comunista, basterebbero i film di Moretti, non solo quello che racconta i congressi, ma tutta, diciamo, la filmografia di Moretti per descrivere, no, diciamo, il mal di pancia e, diciamo, la fatica con cui questo passaggio si è operato nel corso degli anni. Forse non si è nemmeno operato del tutto, ma, come dire, che almeno ci si è provato e si è provato a farlo in maniera articolata e di massa. La destra plurale, scusate. E la riflessione qual è? La riflessione è che questa vicenda italiana diventa un laboratorio politico per una esplicita vicenda come quella che nasce dal 92-93, la, diciamo, messa in liquidazione di un intero gruppo dirigente di un paese attraverso l'inchiesta della magistratura, la criminalizzazione, potremmo dire, tra virgolette, di una vicenda politica attraverso i processi, ma su questo ovviamente il giudizio resta aperto e ognuno può dire la sua, ma, come dire, uno spazio si vuole. Si crea uno spazio vuoto, cosa che non accade in altri paesi, ma viene colmato da questo tipo di cultura, che è una cultura che mette a valore le differenze della destra e le pone in una fase delicata e complessa di trasformazione non solo del paese ma a livello internazionale, la pone, diciamo, come ipotesi di governo di queste trasformazioni. Sono gli anni in cui l'immigrazione diventa un fatto evidente di massa nella società italiana, in cui le questioni urbane e metropolitane diventano, attraverso la lettura della sicurezza, dell'ordine, una grande questione, ed è, diciamo, una fase in cui ovviamente si opera anche un'apertura del paese nei confronti
dell'Europa, con tutto quello, diciamo, che ci ha condotto fin qui nel bene e nel male rispetto alla vicenda dell'Unione Europea. Questo tipo di esperienza è italiana, ma io credo si riverberi rapidamente anche in altri paesi. Il primo elemento riguarda la trasformazione della più grande forza, diciamo, del mondo conservatore europeo, perché noi dobbiamo anche partire sempre da un elemento. Quando parliamo di destre radicali, per questo è interessante, io credo, introdurre la riflessione sulla destra plurale e semmai sottometterla a un esame empirico, cioè valutare se quello che le cose dette sono delle sparate o hanno una qualche tenuta rispetto alla realtà. Noi siamo abituati tradizionalmente ad individuare, siamo stati abituati ad individuare fino agli ultimi 10-15 anni una differenza molto evidente tra il mondo conservatore e il mondo delle destre radicali. Certo, per tradizione i conservatori li hanno sempre sparate grosse. In Gran Bretagna chi era? Enoch Powell, credo che diceva che se addirittura negli anni 60, se l'immigrazione non fosse stata fermata, si sarebbe conosciuto qualcosa come la guerra civile irlandese, no? Nelle città delle grandi metropoli britanniche. Cioè, è vero questo, ma la cultura dei padri fondatori del mondo, diciamo, del mondo conservatore europeo, ma anche del mondo centrista, che è ovviamente altra cosa, è sempre stata molto diversa da quella da cui invece vengono le formazioni della destra radicale. Vi faccio un esempio concreto, così ci capiamo. Il Partito Popolare Europeo. Il Partito Popolare Europeo nasce come rassemblement sostanzialmente delle democrazie cristiane o dei gruppi cristiano-sociali che dir si voglia nelle diverse parti del continente. E lo è per molti anni. Nel corso tra gli anni 90 e l'ultimo decennio entrano nel Partito Popolare Europeo, supportate da questa trasformazione che io direi a partire dall'Italia, ma l'Italia in questo caso è un laboratorio che non fa che anticipare, io credo, fenomeni più generali, perché? Per quello che abbiamo detto, perché in Italia si è creato questo buco di rappresentanza frutto di Mani Pulite che, come dire, liberando porzioni importanti dell'elettorato, crea una chance per una proposta politica. Altrove questa chance è costruita e conquistata nel corso del tempo. Nel Partito Popolare Europeo, che è appunto, mette insieme i partiti di ispirazione democristiana e che affonda nella tradizione europeista, centrista, Adenauer piuttosto che Schumann, una tradizione sostanzialmente certo non progressista, ma tutt'altro che paragonabile a istanze diciamo di destra radicale, e che nulla aveva comunque a che fare con gli sconfitti del 45, siamo sul fronte di quelli che avevano combattuto piuttosto dalla parte delle democrazie per la libertà. Nel 1998 entra nel Partito Popolare Europeo Forza Italia. L'ingresso di Forza Italia porterà in seguito, d'emblée, automaticamente, anche quando il partito cambierà nome, ci sarà la fusione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale, alla presenza dei deputati del PDL nelle file del Partito Popolare Europeo. Vi faccio un piccolo, veramente un esempio banale. Nel 1994 la candidata più votata dell'allora Movimento Sociale Italiano alle elezioni europee si chiamava Roberta Angelini, oggi è la vicepresidente del Parlamento Europeo. Nel 1994, da qualche parte, non ve l'ho portato ma non era importante, a casa ho ancora, diciamo, il materiale propagandistico che fece all'epoca il MIS, lei era la candidata sostenuta da Pino Rauti, diciamo irriducibile, scomparso lo scorso anno, appunto fondatore di Ordine Nuovo, cultore delle opere di Adolf Hitler, insomma un tipo che incarnava una certa idea della destra. Roberta Angelini era sostenuta da quell'area politica del Movimento Sociale. Oggi, passata attraverso il PDL, prima Alleanza Nazionale poi il PDL, è la vicepresidente del Parlamento Europeo e è sostanzialmente considerata una rappresentante dello schieramento di centrodestra. Peccato che in quello schieramento di centrodestra ci sia lei, che ricordo per esperienze giornalistiche, diciamo, ebbe una querela in quella stagione perché definì terroristi, diciamo, i partigiani di Via Rasella, ma comunque aveva un certo tipo di verba nei confronti della memoria della resistenza, al di là anche della vicenda specifica dei GAP, oggi rappresenta il fronte dei moderati. Diciamo, non è proprio un profilo moderato.
prosieguo di questa vicenda, nel 2004 entra nel Partito Popolare Europeo il Fidesz di Viktor Orban. Forse qualcuno avrà letto qualche articolo sui giornali. Viktor Orban è questa figura politica che ha scelto di scendere in politica una quindicina di anni fa, lui ha detto ispirandosi a Berlusconi, un partito liberal nazionale, quindi aperto in economia, molto nazionalista, partner per molti versi delle campagne sull'identità nazionale e la xenofobia condotte dagli Jobbik, il partito che invece è estremamente esplicitamente un partito di destra radicale. Di Orban si parla come di un autocrate e l'Unione Europea, un giorno sì e un giorno pure, pensa di elevare delle sanzioni nei confronti del suo governo, e oggi è un esponente del Partito Popolare Europeo. Ci sono altri casi, il Partito Democratico Liberale del presidente rumeno Traian Basescu, è un partito, Basescu ne fa di tutti i colori, della Romania si parla poco, insomma i nostri vicini scomodi, quelli insomma che non ci si vorrebbe ricordare, ma siamo anche lì con sparate contro i Rom. Recentemente ha invitato in una riunione delle donne della Confindustria rumene, le donne rumene a fare più figli per evitare che i Rom, invece ne fanno tanti, questo ha detto, decidano del futuro etnico della nazione e del Presidente della Repubblica. Prima ancora era entrata Nuova Democrazia, il partito di governo oggi in Grecia, che però è tutt'altro che un partito centrista. In questi giorni i giornali hanno raccontato come nella prospettiva che Alba Dorata sia messa fuori legge di qui a qualche settimana per le vicende giudiziarie di cui forse avrete sentito parlare, che hanno coinvolto alcuni esponenti di questo partito, esplicitamente neonazista, Nuova Democrazia si dice pronta a candidare alcuni, si direbbe pronta, ovviamente sono indicazioni non ancora confermate, alcuni esponenti di Alba Dorata alle elezioni europee. Questo per dire che il Partito Popolare Europeo si sta allargando nella prospettiva della destra plurale, cioè è sempre meno. E perché questo? Ovviamente grazie all'ingresso numerico molto forte di questi nuovi gruppi all'integrale gruppo parlamentare, gruppi nazionali, come il caso fu degli eletti del PDL che erano numerosi, il Partito Popolare Europeo, quello del Partito Popolare Europeo, è diventato il primo gruppo in Europa. Cioè è diventato un gruppo che può pesare sulle scelte politiche, e guarda che pesa sulle scelte politiche a partire dalla soggettività di questi eletti, molti dei quali hanno pochissimo a che fare con la visione centrista. E questo, anche qui, ci dice qualcosa di altro. Quando oggi, per esempio, leggiamo che i successi degli euroscettici potrebbero pesare sul futuro dell'Unione Europea, dobbiamo considerare che cosa? Che quegli euroscettici alla Le Pen incontreranno, se numericamente rilevanti, al Parlamento Europeo un gruppo del PPE che è già fatto anche di queste componenti, e quindi in realtà il problema è che potremo trovarci di fronte a uno spostamento ancora più marcato verso destra nell'incontro, alleanza esplicita o meno, tra quei settori che vengono curta la destra radicale e questi settori di destra dura che hanno già integrato il Partito Popolare Europeo. Dicevo, questa vicenda italiana ovviamente non si limita, non si ferma al caso italiano. Se il Partito Popolare Europeo indica la tendenza, no? Cioè nel momento in cui cadono le barriere tra la destra conservatrice e la destra radicale, che cosa può accadere? Può accadere che si fanno gruppi politici, gruppi parlamentari comuni, come è il caso del Parlamento Europeo, in parte almeno. Può accadere quello che è accaduto nel governo in Austria o adesso ad Oslo, cioè che i conservatori o i liberali governano insieme, il centrodestra governa insieme all'estrema destra. Può accadere, ma è il caso unico, è quello italiano, in cui le diverse componenti della destra riassemblate assumono il primato sulla scena politica e governano da sé. Questo non è accaduto in Francia fino ad ora, malgrado l'ascensione, la resistibile ascensione di Jean-Marie prima e di Marine Le Pen poi, ma qualcosa è accaduto anche in Francia. In particolare, che cosa è successo? Si diceva prima che all'indomani delle elezioni amministrative uno dei grandi quesiti che pesa sulla vicenda politica francese è che cosa si farà al secondo turno. Per tradizione in Francia esisteva, diciamo, il riflesso
condizionato della democrazia antifascista francese era che non si potessero fare accordi con la destra radicale, con i fascisti, e che in qualche modo tutto si dovesse fare per bloccare la loro ascesa al potere, il loro accesso al potere, anche se su base locale. Non è più così. La strategia dei partiti di sinistra è rimasta la stessa. Cosa significa sostanzialmente? Il sistema è quello del ballottaggio. Si supera il 10%, tutti i partiti che superano il 10-12% vanno al secondo turno. Ovviamente di fronte a un candidato del Front National che potesse avere qualche chance o che avesse dei numeri, gli altri partiti dovrebbero ragionare chi è più in grado di batterlo, cioè chi ha guadagnato di più al primo turno, un candidato del centrodestra o un candidato della gauche. Sulla base di questo calcolo uno dei due dovrebbe desistere, cioè dovrebbe dire: porto i tuoi voti, i miei voti a te, perché tu possa battere l'estrema destra al ballottaggio. Questo è il fronte repubblicano, cioè qualcosa per cui, quello per cui nel 2002 i socialisti dissero: Jospin fu, è stato eliminato da Jean-Marie Le Pen e noi assolutamente un torto collo, perché Chirac era molto odiato, era stato lungamente sindaco di Parigi e non si era proprio fatto una nomea, diciamo, di moderato presso l'elettorato della sinistra, voteremo Chirac, e Chirac prese l'80% dei voti. Negli ultimi 10 anni il partito del centrodestra francese ha completamente cambiato avviso. La nuova linea politica va sotto, diciamo, la sigla del né socialisti né Front National, cioè noi non desistiamo di fronte a nessuno e non facciamo accordi. Ma questo non è solo un elemento pratico, diciamo, di gestione del voto, parte da una valutazione. E qual è la valutazione? Che secondo l'Unione per il Movimento Popolare, l'UMP, e il suo attuale segretario Jean-François Copé, non ci sono differenze di fondo tra il Front National e il Partito Socialista. Strana valutazione a prima vista. Perché questo? Perché il Partito Socialista, alleato localmente, talvolta, perché non è questo il caso del governo nazionale di Parigi, con il Front de Gauche di Jean-Louis Mélenchon, che raccoglie anche il Partito Comunista, chiamiamola l'estrema sinistra, non è poi così diverso. Diciamo, traduciamo, gli estremi si toccano, perché dovremmo scegliere tra un comunista e un fascista? Diciamo che un po' la riduzione è forte del valore delle cose e del valore delle parole, ma è anche ovviamente un escamotage. Perché un escamotage? Perché negli ultimi 10 anni, sotto la guida di Nicolas Sarkozy in particolare, l'UMP ha puntato tutto sulla conquista dell'elettorato frontista. Puntato tutto magari è eccessivo, ha puntato tutto nello specifico, per lo specifico della riflessione che facciamo qui oggi, cioè rispetto a questo campo il centrodestra francese ha deciso che per conquistare un numero di voti sufficiente per vincere sulla sinistra, d'ora in poi si sarebbe dovuto, dato l'emergere alla sua destra del Front National, si sarebbe dovuto prioritariamente puntare sulla conquista dei voti. E Sarkozy, che quindi non ha sposato, se mi passate la definizione iniziale, l'idea della destra plurale, ma sembra tendere, almeno sul piano dei contenuti, a qualcosa di analogo, non ad un'alleanza, ma ad una conquista dell'elettorato frontista. Come? Come si può fare a conquistare qualcuno che vota un altro partito? Cercando sostanzialmente o di convincerlo dell'errore che fa, o cercando di dire le stesse cose di chi già deteneva i suoi voti. Ed è quello che ha fatto il centrodestra. Cioè il centrodestra francese si è lanciato negli ultimi 10 anni in una campagna di conquista che si può segnalare in una serie di tappe. Io me ne sono anche scritte, così è più facile sintetizzare il ragionamento. Sarkozy è l'uomo nuovo della destra francese. C'è chi lo ha chiamato, lo ha paragonato a Berlusconi. C'è un sociologo che si chiama Pierre Musso, che ha fatto un libro molto bello, pubblicato anche nel nostro paese. Ha parlato di sarco-berlusconismo. Perché? Perché Sarkozy non è un uomo discreto, tutt'altro, come eravamo abituati a conoscere molti politici francesi. È un uomo che ama la televisione, è un uomo che non fa mistero della sua vita privata fino a farci sapere
lo sappiamo tutti, quindi lo sapete anche voi, le sue vicende amorose con Carla Bruni e quant'altro. È un uomo che ama esibirsi, ci sono foto di ogni natura sua in vacanza, a cavallo, batte la pesca, cioè è un uomo che fa di un mix tra la vita privata, diciamo che per lui era un avvocato di successo di Neuilly, un quartiere residenziale della periferia di Parigi, dove abitano, diciamo, in genere i più ambienti nella capitale, un pochino fuori, ma non così fuori. Un uomo di successo che fa di questa chiave anche una parte della sua propaganda politica. È un uomo che usa moltissimo i media, da qui il paragone con Berlusconi, che usa molto la televisione, che è molto presente. Sarkozy scala letteralmente l'UMP, qualcuno dice facendo le scarpe a Chirac, nel senso che da delfino di Chirac diventa l'uomo che lo farà fuori in qualche modo dal partito di centrodestra, diventa nel 2002 ministro degli interni e, diciamo, in qualche modo interpreta la chiave dell'uomo d'ordine, trasforma per molti versi, secondo i suoi detrattori, in politiche concrete le misure repressive e discriminatorie che il Front National evocava da anni. Se la prende con gli immigrati, sostiene una nuova legge in cui si parla di immigrazione scelta e non più subita. Nel 2005, da ministro degli interni, visita una banlieue di Parigi, si tratta del quartiere della Courneuve, e si lascia andare ad alcune dichiarazioni abilmente però espresse a favor di telecamera, in cui dice della gente che si affaccia dai palazzi e parla di ragazzini che stanno lì sotto nei cortili a giocare a pallone o a farsi le carni, si può dire, insomma, no? Cioè, per dire che giovani così, ragazzotti di periferia, spesso in quartieri in cui l'incidenza della presenza migratoria è più forte, quindi è molto più facile che quei ragazzotti, uguali a come quelli di qualunque altra periferia urbana, lì però siano di origine araba o africana, e quindi c'è un elemento specifico, dice non ne potete più di questa racaglia, dice Sarkozy, cioè di questa feccia. La frase fa il giro della rete, fa il giro dei social network e diventa diciamo uno degli slogan con cui i giovani della periferia danno vita in quell'inverno del 2005 alla più grande rivolta delle banlieue sempre della storia francese. Cioè il ministro degli interni è venuto nei loro quartieri, sapete quanto conta poi, diciamo, nello spazio urbano l'idea del territorio, eccetera eccetera, è venuto nel mio quartiere a dire che noi siamo una schifezza, no? E questo, cioè, Sarkozy in qualche modo dà fuoco alle polveri di questa discriminazione, strizzando implicitamente l'occhio a quel Front National che ha sempre detto quelli sono i quartieri che lo Stato ha abbandonato, ci dovremmo mandare l'esercito, i paracadutisti, insomma, più che delle forze dell'ordine. Eppure è proprio questa, diciamo, versione muscolare della cultura conservatrice che fa di Sarkozy il candidato principale dell'UMP per le presidenziali del 2007. Nel 2007, alla vigilia del voto, Sarkozy pubblica un libro che si chiama Ensemble, in cui spiega che è l'idea della nazione che dominerà la politica del futuro, cioè l'idea del ritorno ai valori della nazione francese. Anche qui si può declinare in tanti modi l'idea della Francia, c'è chi lo fa partendo, diciamo, dai valori della Repubblica, magari non riesce più ad applicarli, cioè quello della cittadinanza, della fraternità, dell'uguaglianza, come sembra non riuscire a fare Hollande, che infatti perde le elezioni, ma è ben altra cosa quando si comincia a parlare invece soltanto di nazione. E non è un caso, eletto presidente, Sarkozy vara un nuovo ministero che si chiama dell'immigrazione e dell'identità nazionale e lancia, per il tramite di un suo ministro, che è Éric Besson, una sorta di inchiesta nazionale che ha come, diciamo, come tema di fondo chi sono i francesi. E tutta questa campagna è giocata sul dire chi sono davvero i francesi, e cioè quali sono i loro valori, qual è la loro fede, qual è il loro modo di stare insieme agli altri, eccetera, eccetera. E emerge in questa sorta di gigantesca raccolta dati con poca base scientifica, invece usata molto in termini propagandistici, l'idea che c'è un problema.
c'è un problema perché ci sono molti musulmani, c'è un problema perché molta gente si sente non più padrona a casa propria, e questo discorso finisce poi a lambire la riflessione contro gli immigrati, la delinquenza, eccetera, eccetera. Cioè, Sarkozy in qualche modo usa questi temi per cercare di pescare nell'elettorato del Front National. C'è una enorme bibliografia francese su questo, ci sono veramente decine e decine di testi, anche di figure non necessariamente schierate a sinistra, che hanno raccontato questo. L'ultimo colpo di genio di Sarkozy è quello di attorniarsi di figure politiche che vengono dalla destra radicale. Il più noto è Patrick Buisson, che si è fatto le ossa come giornalista a Minute, che Minute è un settimanale di estrema destra, che affonda, diciamo, la sua storia nella battaglia per l'Algeria francese, e che poi ha fatto della battaglia contro gli immigrati e del razzismo più o meno esplicito una delle sue chiavi, tanto da meritarsi una lunga serie di condanne da parte della magistratura francese. Patrick Buisson diventa diciamo il grande consigliere di Sarkozy. È un personaggio bizzarro, è un personaggio che le cronache descrivono come inviso anche al resto del governo, ma che sembra avere l'ultima parola sulle scelte di Sarkozy. La cosa buffa è che in questi giorni, per chi segue le vicende francesi, Patrick Buisson, e la dice forse lunga sul personaggio, è al centro di uno scandalo, perché è emerso come avrebbe negli anni passati insieme a Sarkozy all'Eliseo, quindi 5 anni del mandato fino al 2012 di Sarkozy, registrato tutte le sue conversazioni personali con il presidente per farsi una specie di tesoretto, perché venendo appunto da un tipo di giornalismo un po' particolare come era quello della destra radicale di Minute, scandalistico e aggressivo, pensava di potersi, diciamo, mettere da parte forse la pensione in qualche modo, insomma, e questo sta provocando un imbarazzo molto forte a Sarkozy. Sarkozy aveva annunciato una rottura, aveva detto quando fu eletto nel 2005 e 2007, scusate, alla presidenza della Repubblica, io cambierò questo paese, e annunciò delle rotture, definendo per esempio un limite la cultura del 68, una certa idea del permissivismo della sinistra, e per tutti gli anni del suo mandato guarderà esplicitamente dall'altra parte. La scelta di Buisson sarà proprio quella, un personaggio che era già stato tra l'altro legato a Jean-Marie Le Pen. Buisson stesso, ci sono immagini di repertorio, ma anche qui molti libri che raccontano di come Buisson fosse già stato negli anni 80 un consigliere particolare negli anni 80 e 90 di Jean-Marie Le Pen. L'idea è quella: io mi metto vicino qualcuno che conosce bene l'estrema destra, faccio della riferenza, del riferimento all'identità nazionale uno dei temi forti e del ritorno della nazione che caratterizzano la mia presidenza, e in qualche modo con quei voti io potrò battere la sinistra. Così non accade, perché alle elezioni presidenziali del 2012 Marine Le Pen prende un sacco di voti, il Front National non è ovviamente disponibile a farsi carna, vabbè, ci siamo capiti, e soprattutto è accaduto che nel frattempo Sarkozy, che pensava di mangiarsi il partito del vecchio Le Pen, ha a che fare con una nuova figura che in qualche modo combatte sul suo stesso terreno, una figura mediatica. E quindi che cosa accade? Accade che queste destre, che in qualche modo, soprattutto da parte del centrodestra, cercavano di colmare il divario diventando sempre meno centriste e avvicinandosi sempre più a destra radicale, diventano in qualche modo parte di una battaglia politica in cui, diciamo, una linea di demarcazione netta non è più così facilmente riscontrabile. E l'epilogo è quello di questi giorni: dire no al fronte repubblicano. Cosa vuol dire? Significa che localmente ci potranno essere dei sindaci di centrodestra che si metteranno d'accordo, il Front National presente al primo turno, in grado di essere al secondo, non sarà presente, si ritirerà senza dirlo forte, facendo arrivare i propri consensi ai candidati del centrodestra. E lo stesso potrebbe accadere dall'altra parte. Considerate che molti dei paesi, ci sono oltre 200 comuni, alcuni anche piccolissimi, in cui il Front National si manterrà al secondo turno. Stiamo parlando di comuni magari di 1000 abitanti,
per cui non farà notizia davvero chi sarà il sindaco, può fare notizia Marsiglia, può fare notizia, ecco, queste sono le cose, dico Marsiglia perché a Marsiglia il candidato del Front National è arrivato al secondo posto battendo il candidato socialista, cioè ci sarà, si aprirà una possibilità a uno scambio quasi alla pari tra centrodestra e estrema destra, e questo considerate in previsione di quelle elezioni europee che sono il vero banco di prova, perché tradizionalmente il Front Nazionale non aveva radicamento territoriale e il voto, diciamo, d'opinione, di protesta, identitario, eccetera, eccetera, non si esprime quando devi scegliere l'amministratore di condominio, del condominio in cui vivi, ma quando devi votare qualcosa di lontano per inviare un segnale. Quindi questa caduta, diciamo, del cordone sanitario anti-Le Pen dirà molto anche delle elezioni europee. Finisco molto rapidamente, se sono le 4, ci metto 5 minuti. Con la vicenda spagnola, perché in realtà la vicenda spagnola, più lontana nel tempo, ci dice qualcosa di parzialmente simile, nel senso ci dice che cosa si può costruire dentro questa evoluzione della destra radicale, nel senso che in Spagna in realtà il maggior partito oggi di governo, ma il maggior partito del cosiddetto centrodestra, il Partito Popolare, oggi diretto da Mariano Rajoy, affonda le proprie radici in realtà esplicitamente nel franchismo. Se il franchismo non fosse stata una cosa molto più complessa e soprattutto molto più lunga dal punto di vista, diciamo, del periodo storico coperto rispetto al fascismo, nel senso che dopo la Seconda Guerra Mondiale il franchismo ha convissuto di fatto con l'integrazione nel sistema economico e di relazioni internazionali, pur rimanendo una dittatura, che è una specie di caso bizzarro, c'è un elemento curioso che si può ricordare. Un paio di anni fa una romanziera spagnola ha scritto, credo che si chiami Clara Sánchez, i suoi libri sono pubblicati anche nel nostro paese, ha scritto un romanzo su una coppia di arzilli pensionati tedeschi che vivono sulla costa catalana e apparentemente godendosi il proprio buon ritiro. In realtà non sono che una coppia di nazisti scappati nel paese dopo il 1945. La cosa bizzarra è che questo libro è uscito qualcosa come 4 anni fa e la Spagna si è trovata a riflettere su un fenomeno. Qui invece c'è pochissima bibliografia e ci sono pochissime ricerche anche in Spagna, ci sono 2-3 libri, appunto, si contano sulle dita di una mano, sul fatto che finita la Seconda Guerra Mondiale la Spagna divenne, al pari dell'Argentina di Perón, una delle patrie, diciamo, di accoglienza dei fascisti e dei nazisti in fuga dalla Seconda Guerra Mondiale. Un nazista come Léon Degrelle, simbolo per le destre radicali di tutta Europa, Massimo Morsello, insomma, che era un cantautore del neofascista italiano, tra i fondatori di Forza Nuova, dedicò addirittura una canzone a Degrelle, che arrivò in aereo sulla costa sulla costa basca, uno degli ultimi giorni prima della liberazione della Germania, e che ha vissuto lì per 40 anni, aveva messo in piedi un'impresa edilizia che costruì basi militari negli anni 50 e 60, basi militari degli americani, basi militari della NATO, cioè per dire che in qualche modo le carriere di queste persone nella Spagna, non degli anni della guerra civile o degli anni 40, ma nella Spagna degli anni 60 e 70 e addirittura fino ai giorni nostri, dopo la morte di Francisco Franco, sono rimasti sostanzialmente coperti pochissimi materiali di archivio, niente è stato raccolto perché
quello che era stato raccolto dai servizi segreti di Franco è stato eliminato, quindi si sono ricostruiti una vita ovviamente all'ora del regime fascista, che però non era separato, era ormai completamente integrato nei circuiti internazionali, per cui Léon Degrelle, quello di cui Adolf Hitler disse se avesse avuto un figlio vorrei che fosse come lei, era diventato un imprenditore che lavorava con le multinazionali americane che costruivano i primi villaggi turistici sulla costa spagnola. Questo per dire in estrema sintesi, diciamo, quanto bizzarra sia stata la vicenda spagnola. Beh, in Spagna, alla morte di Franco nel novembre del 1975, i suoi sostenitori si riorganizzano. C'è qualcuno come Adolfo Suarez, forse l'avrete letto sui giornali, è scomparso in questi giorni, diciamo si orienta verso una politica più moderata, più centrista, pur partendo appunto dal movimento di Franco, e ci sono altri, come in particolare l'Alianza Popolare, che nasce nel settembre del 1976, che invece riprendono in qualche modo l'idea di una sorta di costituzionalizzazione del franchismo, di una sua trasformazione in un sistema autoritario, proprio per quello che si diceva, perché c'era stato un franchismo dopo la guerra civile e dopo la seconda guerra mondiale, cioè dal 45 al 75, che si era incrociato già con i sistemi democratici occidentali, con la NATO, con le relazioni con gli Stati Uniti, con il resto dei paesi, con lo sviluppo del turismo. Cioè in Spagna c'era la versione spagnola di Sanremo, con i papabili del regime, con i loro uniformi che assistevano a queste cose, malgrado quella fosse a tutti gli effetti ancora un regime dittatoriale, anche negli anni come gli anni 60, in cui il regime e la garrota lavoravano, diciamo, costantemente. I falangisti si riorganizzano con l'idea proprio di proseguire questa operazione, cioè se il franchismo è sopravvissuto, diciamo, alla seconda guerra mondiale, perché non può in qualche modo sopravvivere alla stessa scomparsa del suo fondatore? E il primo leader dell'Alianza Popolare è Manuel Fraga Iribarne, che era stato un ministro della comunicazione e del turismo di Francisco Franco, e che rimarrà un uomo chiave addirittura fino al 1990 alla guida di questo partito. Poi Fraga si ritaglierà un ruolo altrettanto importante ma relativo, diventerà cioè il governatore della Junta di Galizia, dando vita a un altro esperimento, cioè nel pieno della Spagna attraversata dal risveglio identitario nazionale, la questione di Euskal Herria, della Catalogna, eccetera, diventerà il governatore di una regione dove si parla una lingua che è più simile al portoghese che non allo spagnolo, e interpreterà un'idea di destra conservativa su base territoriale, se volete, come se la Lega fosse riuscita diciamo a governare, c'è arrivata ma con accordi con altre formazioni politiche eccetera eccetera, in pieno una regione dove vige un sistema integrato, diciamo, di lingua castigliana e di lingua regionale eccetera eccetera. E sostanzialmente Fraga passa dal franchismo attivo, da un ruolo nei ministeri di Franco, alla politica degli anni della transizione democratica, e conduce questo partito. Lui era stato ministro negli anni 60, conduce questo partito dal 1976 fino al 1990, facendolo progressivamente diventare il primo partito del centrodestra spagnolo. I tentativi democristiani, quelli guidati da Adolfo Suarez, di cui si diceva prima, scompariranno, perché l'Unione di Centro, il partito di Suarez, di cui appunto magari avete letto i necrologi in questi giorni, evaporerà, attraversato da scissioni che ne porteranno una parte verso il Partito Socialista Operaio, quindi verso il PSOE, e una parte verso l'Alleanza Popolare, e porterà questo partito all'interno della nuova compagine politica senza che vi siano operate trasformazioni di rilievo, nel senso che certo, il franchismo del 1975 dal punto di vista degli elementi ideologici era più flu di quello della guerra civile, e quindi non era dovuto passare forse attraverso al vaglio di una revisione della propria identità, ma qui assistiamo a un passaggio esplicito, tout court, di quella storia politica e del suo personale politico. L'Alianza Popolare si trasforma in Partito Popolare, e dopo
dopo i ribarne, tra virgolette il vecchio arnese del franchismo dal punto di vista simbolico, che si ritira nella sua ridotta galiziana, dove però appunto per 15 anni ha un potere sostanzialmente illimitato, arriva José María Aznar, che è invece il volto, diciamo, più moderno di quel centrodestra, che diventa partner di Berlusconi, eccetera, eccetera, nella stagione dei neoconservatori di Bush negli Stati Uniti. Quindi in qualche modo arriva alla modernità politica che conosciamo, senza però che si sia mai riflettuto appieno, senza che vi sia mai stata se non una presa d'atto che la realtà politica che si era prodotta con la morte di Franco e la transizione in poi avesse mutato, cioè sostanzialmente si prende atto che si è in un altro clima politico e si sta dentro questo nuovo scenario. Forse non è un caso, ovviamente la riflessione non è quella che il Partito Popolare è un partito di destra radicale, ci sono stati in questi anni piccoli partiti estremisti, alcuni legati anche al neofascismo italiano, come ad esempio Forza Nuova, oggi attualmente sono raccolti in una espressione che si chiama Espagna in marcia, che è nata qualche tempo fa, nell'anniversario a novembre della nascita di José Antonio Primo de Rivera, che era stato il fondatore della Falange Spagnola, uno dei simboli identitari del fascismo spagnolo, e che si costituisce mettendo insieme diversi gruppi come coalizione elettorale in vista delle europee, ma che non sembra, diciamo, in grado di preoccupare più di tanto il centrodestra. C'è una componente invece, questa più interessante, del Partito Popolare, che ha dato vita a un cartello elettorale che si chiama Vox e che sostiene che il Partito Popolare non è abbastanza di destra, cioè che non, soprattutto su un tema, quello delle autonomie regionali, quello del riconoscimento delle diverse nazionalità, quella basca, quella catalana, quella galiziana, sta concedendo troppo alle minoranze, che quindi vuole un ritorno, diciamo, a una politica, chiamiamola così, centralista, e che candiderà anche alcuni parenti delle vittime, di alcune vittime di ETA, di alcune vittime del terrorismo basco, quindi facendo di questo la sua chiave. Quello che è chiaro è che comunque in questi anni in Spagna, nel Partito Popolare di Mariano Rajoy, è rimasta una riflessione sulle vicende della storia franchista, della storia del passato fascista del paese. Tutto è di segno assai bizzarro, perché si è discusso molto della beatificazione o meno di alcuni prelati che avevano avuto un ruolo con i franchisti nella guerra, con i fascisti nella guerra civile. Si è discusso molto di alcune iniziative locali del Partito Popolare prese in alcune regioni periferiche, spesso tra l'altro sempre in Galizia, dove evidentemente Fraga aveva impresso la sua impronta, dove alcuni comuni hanno celebrato Franco, ci sono stati sindaci che hanno fatto dire messe per il caudillo. Ovviamente parliamo, insomma, più o meno di poco più che di folklore. Qualcosa di un po' più interessante è che nella struttura giovanile del partito, che si chiama Nuevas Generaciones, esiste una corrente più o meno esplicitamente identitaria che guarda più ai movimenti della destra estrema nazionalista europea che non ai movimenti centristi, e su questo il País, che è uno dei maggiori quotidiani spagnoli, ha fatto diverse, diciamo, inchieste e campagne proprio per denunciare come, diciamo, i futuri quadri del partito di Rajoy crescano in qualche modo all'ombra di un'idea di destra che poco ha a che fare con gli standard europei e democratici, e molto piuttosto invece proprio con questo passato mai assunto fino in fondo della storia franchista. Io penso di aver concluso.